Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Un attimo che sistemo la situazione. Allora, praticamente nuovo video dove andiamo a parlare di una cosa che mi è appena capitata. Allora, accendo PES, vado a vedere la situazione della primavera che è appena tornato il mio osservatore, e andate subito a vedere anche voi un terzino destro che ha 6 stelle, ragazzi. 6 stelle, 17 anni, addirittura con 2 tratti, di cui uno da sbloccare. Cosa che non mi era mai successa da qui a un anno e mezzo circa che gioco a questo gioco. E penso che oltretutto, penso che, allora, la cosa, diciamo, che è da attribuire al fatto che adesso vi faccio vedere nella mia sede a che punto ho portato l'impianto della primavera. Quindi, diciamo, i requisiti per avere questo tipo di giocatori io l'ho portata a 7. Penso che sia solamente questa la 7, l'impianto dell'allenamento, e 7 l'accademia. Questi sono i due requisiti. Penso anche l'agenzia osservatori, portata a 7 anche quella. Penso che anche quella sia un requisito necessario per avere la possibilità di trovare questo tipo di giocatori a gratis nella primavera. Allora, ripeto per l'ennesima volta, è la prima volta che mi capita, se non forse la seconda, e mi era capitato con un portiere che era a 6 stelle. E niente, in questo momento penso che, allora, la cosa che mi è successa non riguarda niente col campionato che sto facendo, perché non è che in questo momento io abbia uno squadrone di 6-7 stelle e che sia in un momento di forma esagerato, e che quindi il gioco mi abbia regalato questo gioco come premio per questo mio periodo. No, assolutamente. Perché, come vi avevo già detto nei video precedenti, come sto dicendo ai ragazzi del gruppo di Facebook PES Club Manager Italia Official, praticamente sono nei campionati, quelli italiano, quello italiano e quello inglese, perché in questo momento sto mettendo da parte dei giocatori. Quindi, giocando quei campionati lì, non accumuli punti, sei fuori da ogni tipo di classifica. I giocatori ti invecchiano, però hai la possibilità di non retrocedere dalla tua posizione in classifica. Ok, che non andrai a far parte magari di alcuni eventi per club, però meglio star fuori che stare dentro con una squadra di merda e rischiare di retrocedere praticamente ogni stagione. Non sto a farvi vedere la mia formazione perché è fatta da 3-4 stelle, quindi sono in questa fase, ve l'avevo già anticipato. Addirittura al primo allenamento mi sale di 2. Adesso vediamo col video promozionale, magari mi fa un altro scattino in avanti. Poi un'altra cosa sono gli eventi dei pacchetti. Allora, finito quello del Capodanno cinese, che era un ottimo pacchetto, anche se a me non ha portato fortuna, ma ho visto che altri ha portato fortuna, quindi è una cosa, diciamo, che tante volte va un po' a culo, un bel po' a culo. In questo momento ci sono i pacchetti, quelli con gli scout. Ho sentito dei ragazzi, qualcuno è andato bene, io non mi fido parecchio, anche se i prezzi sono un pochettino più bassi dei pacchetti, perché possono arrivare una marea di giocatori con un'età bassissima e con un valore molto basso, e la possibilità che arrivino dei 7 stelle c'è, ma non è garantita. Quindi, siccome niente garantito, preferisco aspettare che ci siano pacchetti migliori, anche perché ho 420 PES coin, quindi ho intenzione di spenderli bene. Poi un'ultima cosa e poi vi lascio andare. Anche questa mattina ho aperto il pacco della gestione giocatori, il pacco quello relativo alla pubblicità promozionale, eccetera. L'ho aperto, ho fatto cagare. Poi, altre cose, mi manca veramente poco per raggiungere il secondo permesso di costruzione. Al terzo andrò a ampliare lo stadio.
E come appunto potete vedere, facendo parte dei campionati, quello inglese e italiano non addirittura, vabbè, non sono entrato nella fase gironi perché è una squadra scarsa. Altre cose, nulla. Vi ho fatto presente questo discorso qui della primavera perché raramente io la primavera la controllo ogni giorno scrupolosamente, quindi non lascio mai passare dei giorni nella quale non apro, non controllo. E il gioco che faccio io con la primavera, l'avevo fatto vedere anche in qualche altro video, è quello di prendere i 2-3 stelle, cacciarli via, tenere solamente i 4/5 se dovessero uscire, anche quello è un miracolo, farli, li faccio allenare, poi li porto in prima squadra e li rivendo in modo poi da andare a totalizzare dei soldi per sbloccare il guadagna fondi per un totale di 38. Vabbè, lì mi manca sempre poco. Comunque, se facciamo sempre questo giochino, ogni tot giorni, ogni tot tempo abbiamo la possibilità di vincere 10 gettoni. Poi l'altra cosa, e poi veramente vi lascio. L'altro giorno avevo chiesto a qualcuno del gruppo se usava i potenziamenti prima delle partite e ho scoperto da un utente che è meglio usare i potenziamenti delle partite, che adesso vi faccio vedere quali sono prima che facciamo confusione. Sono praticamente da utilizzare nelle prime giornate di campionato, perché nelle prime giornate di campionato giochiamo in casa e giocando in casa il bonus di quello che decidiamo di potenziare aumenta. Quindi andiamo a fare un esempio. Usa potenziamento. Abbiamo quello per i GP, quello per gli infortuni, quello per la condizione, la motivazione e l'allenamento. Ok, io adesso vado già a mettermi questo prima che poi mi dimentico, siccome sono alla prima giornata di questo campionato che ho ricominciato proprio oggi. E niente ragazzi, vi saluto e aggiungetevi al canale in modo che quando faccio dei nuovi video vi viene fuori una notifica, in modo che comunque così lo sapete. Poi vi vado a mettere sotto nei commenti, nella descrizione del video, pardon, il link del gruppo Facebook che sta andando da Dio. E poi niente, se avete qualche domanda o qualsiasi cosa, scrivete o sul gruppo o scrivete su questo video. Per oggi è tutto, ciao ragazzi, bella, bella club.